La villa è più vecchia, perché è del 1622, si vede infatti adesso la data sul logo. Quindi prima è arrivata la villa e poi è arrivata sta cantina. Cosa è successo brevemente? Allora, i Sandi, che appunto vedete, marchiate, erano un cognome, nobili veneziani, ricchi mercanti, che hanno cominciato a investire in agricoltura, perciò hanno fatto la villa. Poi, 150 anni dopo, sono interessati anche in produzione del vino. Il vino ovviamente ha bisogno di un luogo buio, umido e freddo, doveva essere conservato, perciò hanno scavato queste belle.